Danilo Toninelli, io Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera per il Movimento 5 Stelle. Allora, tra i due partiti c'è una polemica formidabile che poi coinvolge anche tutti gli altri, questa storia di un buco che sarebbe quantificato in 1,5 milioni di mancati rimborsi dei 5 Stelle. L'accusa è che o non li hanno versati o hanno fatto finta di versarli e poi si sono ripresi. La replica invece di Maio, candidato premier del partito, è abbiamo versato 23 milioni comunque via le mele marce, cioè quelli che hanno imbrogliato. E poi ancora vedremo la polemica su Macerata, c'è un attacco al Partito Democratico sugli immigrati, la polemica su Macerata ha rilanciato il problema di quelli presenti in Italia, ma il ministro dell'Interno Minniti dice ho fermato gli sbarchi, chi giustifica gli spari mina la democrazia. In chiusura di trasmissione faremo vedere i sondaggi e la sintesi è che il centrodestra come coalizione tra il 37 a quasi il 39%, il centro-sinistra dal 26 a più del 29%, 5 Stelle sono il 27%. Nella seconda parte di Porta a Porta ci occuperemo invece appunto della tragedia di Macerata, sia politica sia fisica per la propria Pamela, l'Italia è divisa su immigrati e accoglienza e poi stanno andando avanti le indagini sul corpo di questa povera ragazza e si registra purtroppo una serie di violenze senza fine. Allora, onorevole Toninelli, è venuta fuori, anche se vediamo che dai sondaggi, insomma, voi perdete, ma se perdete, perdete lo 0,niente, questa storia dei rimborsi. Intanto, scusi, una questione che la riguarda personalmente. Ho letto sui giornali che lei e altre tre persone avreste esposto esattamente le stesse spese, e cioè alla lira, all'euro. Com'è possibile che quattro persone spendano al centesimo? Glielo dico la stessa subito, cosa. Guardi. Innanzitutto questa per me è una buona notizia perché oggi tutti gli italiani sanno che per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana una forza politica che ha rifiutato i finanziamenti pubblici, un sacco, decine e decine di milioni di euro, 42 ad esempio solo nelle elezioni del 2013, si è anche dimezzata lo stipendio, ha fatto aprire un conto corrente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ho dormito due notti lì nel 2014 per farlo aprire perché avevano fatto approvare un emendamento in Parlamento e ha erogato lì dentro, lì c'è scritto nel vostro servizio rimborsi. Rimborso etimologicamente significa restituzione di quanto speso. Quella è restituzione non di quanto speso, ma di quanto percepito. Una restituzione volontaria, non è tecnicamente un rimborso. Io addirittura ieri mi viene veramente da ridere, guardi, perché mi ha chiamato quasi mia moglie preoccupata, mi sono fatto una risata. Perché avrei restituito in mensilità differenti gli stessi importi al centesimo. Se lei va sul mio profilo Facebook, se ha un attimo, c'è su, perché il conteggio non lo facciamo noi. Noi abbiamo assunto uno studio di consulenza del lavoro, di revisione contabile, che ci prende la busta paga della Camera, ce la dimezza, ci fa la busta paga 5 Stelle. Non è proprio dimezzata, ci... non è dimezzata. Quello che è, intanto, vabbè, è chiediamo agli altri quanto hanno restituito. Appunto, è un contributo significativo, ma non è la metà, per la precisione. Detto questo, le cifre sono identiche, perché il consulente del lavoro ha calcolato, ovviamente, quelle persone che mi hanno attaccato e hanno pensato maldestramente di dire che c'è una presunta irregolarità perché ho restituito, ovviamente o verranno querelato, chiunque lo abbina verrà querelato. Però ripeto, io sono molto contento che oggi si sappia che c'è una forza politica che fa politica nell'interesse dei cittadini, non dei denari e non delle poltrone. Alle altre forze politiche che ci attaccano, quanto hanno restituito dei finanziamenti pubblici? Quanto hanno restituito degli stipendi? Zero. E questa allora, è la notizia. Migliore? Qual è l'obiezione che fate voi? Ma innanzitutto noi li abbiamo aboliti i finanziamenti pubblici ed è stata una legge del nostro governo quella che ha realizzato questo obiettivo che peraltro era stato perseguito per molti anni e senza il governo di centrosinistra non si sarebbe realizzato. E poi anche io sono molto contento che ormai questa vicenda è emersa con la naturale chiarezza. Chi ha un unico punto di programma, cioè quello di fare moralismo, alla fine deve dare conto anche dei più piccoli particolari. Io mi chiedo, ma chi è che non ha controllato? Le persone che sono indicate tra quelli che non hanno versato questi contributi perché hanno fatto un falso, perché si tratta di aver pubblicato un bonifico e poi di averlo annullato nelle 24 ore successive. Siccome il Movimento 5 Stelle dice di voler contrastare l'evasione fiscale, per esempio nel nostro Paese, ma se non è neanche in grado di controllare quelli che versano all'interno del proprio partito, e visto che li ha messi a capolista, perché adesso fa facile dire li cacciamo dal partito, intanto saranno eletti, perché probabilmente, essendo dei capilista, sono garantiti, le loro poltrone sono garantite. Io mi chiedo,
Com'è possibile che sia fatta una campagna ancora oggi moralistica quando invece bisognerebbe rendersi conto che l'importante è la reazione e l'importante, io faccio politica da tanti anni, non ho mai avuto neanche lo sfioramento di un problema legato alla mia onestà personale. Noi versiamo una serie di contributi superiori a quelli del Movimento 5 Stelle alla nostra organizzazione politica, perché secondo la Costituzione i partiti sono quelli che devono consentire ai cittadini la partecipazione alla politica, ne sono orgoglioso, ritengo che questo consenta a tanti militanti che sono stati offesi dal Movimento 5 Stelle. E io mi aspetto che Toninelli, insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, non a me, non a un rappresentante del PD, ma alle centinaia di migliaia di militanti in carne ed ossa del Partito Democratico che sono stati attaccati per dire siete tutti uguali, fate parte di un partito che è pieno di corrotti, in realtà dovreste chiedere scusa, perché questo è quello che è successo. Nel corso di questi anni noi abbiamo finanziato volontariamente l'attività politica anche di tanti volontari e alcuni dei vostri hanno fatto i furbetti, e questa furbizia però si è rivelata anche in ogni vostra espressione amministrativa, perché siccome noi abbiamo una storia politica lunga possiamo avere certamente anche all'interno nostro mele marce che cacciamo, ma voi appena avete potuto agire per occupare un posto di potere, lo avete fatto i furbi, così come è stato per il sindaco di Roma, così come è stato per la sindaca di Torino, questo è il punto. Mi pare di capire però che alcune persone, queste che voi caccerete, sono quasi tutti, saranno praticamente tutti eletti, quindi significa che questi entrano in Parlamento e se ne vanno poi al gruppo misto. Allora, questo io specifico con molta calma. Chi ho di fronte, Gennaro Migliore, che parla di moralità quando è entrato in un partito in Parlamento e fa parte di circa 400 parlamentari che hanno cambiato casacca. Io la pregherei di non interrompere, poi replica. Un partito che aveva l'ambiente nel proprio DNA è nato in un partito che ha votato lo Sblocca Italia, che ha permesso la costruzione di 12 inceneritori in tutta Italia. Ma vabbè, questo è la credibilità di certe persone. Quello che ho di fronte, che ho in mano, dottor Vespa, è la vera rimborsopoli. Lei sa che nel 93 è stato approvato per il 94% degli italiani un referendum che aboliva finalmente il finanziamento. 94 si fa una legge, cambia la parola finanziamento in rimborso. Rimborso, come le dicevo prima, è tanto spendo quanto mi vedo restituito. Allora, qua c'è scritto che dal 94 al 2015, fonte L'Espresso, i vecchi partiti hanno incassato dallo Stato 2 miliardi e 500 milioni di euro e hanno speso, quindi dovevano vedersi restituito in qualità di rimborsi, 727 più 1,75 miliardi di euro incassati illegittimamente. Questa, signori miei, è la vera rimborsopoli. Poi chi ci dice che non siamo stati capaci di controllare è quello che aveva l'usi della Margherita, tesoriere della Margherita, che ha rubato milioni di euro, o aveva fatto entrare mafia capitale a Roma con 13 miliardi di buco. Questi qua non sono stati in grado di controllare, ma se andiamo anche nel centrodestra, ad esempio Galan o ad esempio Formigoni, quello che hanno combinato nelle loro regioni. Quindi rimbalziamo e facciamo tornare al mittente chi ci accusa. Non si può parlare di truffa. Qua si ma a Vespa le dico anche una cosa: quando e se verificheremo, perché il collegio dei provvedire a cui sono stati deferiti alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle sta verificando, e se dovessimo verificare che qualcuno si è comportato male, ha fatto il furbetto, noi non aspettiamo mica una sentenza passata in giudicato come i vecchi partiti, lo cacciamo prima e abbiamo fatto firmare un atto di impegno, innanzitutto che non può rappresentare il simbolo del Movimento 5 Stelle, e due, se ne deve andare dal Parlamento. Sì, però nella scheda elettorale quello c'è scritto, e quindi ma c'è scritto andata. Anche Berlusconi, allora, presidente, che non può fare presidente, abbia pazienza, dottor Vespa. Allora, no, vabbè, però io onestamente, siccome per esempio nella mia provincia c'è un candidato del Movimento 5 Stelle che fa parte di una loggia massonica, si chiama Vitiello, nel collegio di Castellammare. Abbiamo fatto già firmare le dimissioni. Sì, sì. In realtà non dovreste far firmare le dimissioni, dovreste dire agli elettori non lo votate, questo è il punto. La verità è che voi cambiate continuamente le carte in tavola, ma quello che succede con il Movimento 5 Stelle è, ed è la cosa più insopportabile, è l'ipocrisia. Lei ha citato che sono stati fatti dei rimborsi elettorali che erano previsti dalla legge fino al 2015. Ma nel 2015 chi l'ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti? L'abbiamo abolito noi. Questo è il motivo per il quale io mi aspetterei che almeno ci fosse l'onestà intellettuale di affermare alcuni principi che peraltro senza il nostro governo e il Partito Democratico non si sarebbero realizzati. Per questo motivo io le dico una cosa. Quello che non va bene nel Movimento 5 Stelle
è questo moralismo che viene scaraventato contro anche persone completamente prive di qualsiasi problema, perché siccome ci sono in ogni partito, e ci sono anche nel vostro, il vostro partito, diciamo, ha una percentuale di rinviati a giudizio, di persone che sono state coinvolte anche in fatti giudiziari, altissima, perché tutti gli amministratori vostri, chi per abusivismo edilizio, chi come la sindaca Raggi si era circondato di una cricca che condizionava le sue scelte, rappresenta uno degli elementi sui quali voi dovete riflettere. Se volete maturare, dovete avere la possibilità di reagire. Noi abbiamo reagito a Mafia Capitale, a tutta una serie di scandali, abbiamo reagito e gli elettori ci hanno anche punito su questo. Allora, Marcello Sorghi, editorialista della Stampa. Buonasera. Mentre si siede, una piccola replica, dottor Vespa. E Francesco Verderani, giornalista del Corriere della Sera. Allora, benissimo, perché poi volevo sentire i miei colleghi. Prego. Grazie, dottor Vespa. No, la ringrazio di darmi l'occasione di replicare, perché quando sento accuse nei nostri confronti, telegrafico è quello che lei ha definito un massone, nostro candidato Vitiello, aveva firmato un documento nel quale dichiarava di non esserlo, ma non accetto accuse. Noi abbiamo fatto firmare un atto di rinuncia a rappresentare il simbolo e ad essere eletto in Parlamento, ma non accetto, accuse da parte di chi? Il capo del suo partito, Renzi, ha fatto un governo, ha tenuto in piedi una maggioranza con Berlusconi, tessera P2 1600 qualche cosa, e ha tenuto in mano in piedi una maggioranza con Verdini, che è un noto frequentatore di logge massoniche. Quindi questo rimarziamo indietro, di non lo dico, cosa. lo dico di persone con più assoluta informate certezza, di me di massoneria. Quindi dovete anche stare attenti ad accusare, guardi, lei sta cercando di sollevare la polvere. Io le dico solo una cosa. State attenti a quello che fate nelle vostre liste. Noi rivendichiamo tutti alla i nostri candidati. Voi no. Migliore è la reazione. No. La ma noi non diciamo di essere non perfetti, migliore. No, ma voi non siete in grado di controllare le persone. La lealtà di una forza, capito? Politica è la reazione alle evenienze. Noi, i furbi, li cacciamo. Scusi, voi gli fate fare carriera. Ma non è vero. Ma non è vero perché, allora, perché l'altra quando notizia, c'è uno che è amico degli la notizia spada, di giornata che riguarda il Movimento 5 Stelle e poi lo cacciate. Sono le dimissioni di David Borrelli, che è un europarlamentare, ma non è soltanto un europarlamentare, è uno dei vertici della Casaleggio del Movimento Rousseau. E lui si è dimesso per ragioni di salute, ma a quanto pare non ha lasciato il Parlamento europeo, ma è andato al gruppo misto. Allora la domanda è, se questo è vero, se una persona sta male per andare in qualunque gruppo, perché si è dimesso al Movimento 5 Stelle ed è andato al gruppo misto? Le informazioni che ho io, che sono di queste ultime ore, è che ha gravi problemi di salute che non gli permettono più di lavorare per il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, in generale del FDD, del Parlamento Europeo, e quindi lui ha pensato di abbandonare il gruppo, perché appunto non era più in grado di farne parte misto, e di lavorare. Ma il gruppo poi questo, dottor Vespa, dovrà chiederlo a lui, io sinceramente non ho avuto ancora modo di parlare. Ma andreottianamente si farebbe peccato per accostarsi alla verità. In realtà qui c'è un problema grande come una casa, perché non stiamo parlando di un'associazione qualsiasi, stiamo parlando della struttura di vertice di quell'associazione che controlla, onorevole Toninelli, controlla il Movimento 5 Stelle. Quindi, di conseguenza, non è che abbiamo mai visto nella storia democratica un parlamentare che per motivi di salute si trasferiva da un gruppo all'altro. E quindi ci sarà qualche problema. Ma al di là di questo problema, sul quale non è che lei può, come dire, delegare dicendo risponde un altro come se fosse sotto l'effetto di un telecomando. Lei è un dirigente del Movimento 5 Stelle e dovrebbe essere, come dire, tenuto a sapere delle cose che riguardano il suo movimento. Altrimenti, come dire, si ritorna indietro a certe teorie. Cioè, Borrelli, per capirci, è uno degli azionisti di controllo, in qualche modo, del Movimento 5 Stelle. Altrimenti si andrebbe, quindi, insomma, si ritornerebbe alle... È una cosa... Ma io, guardi, volevo conoscere le motivazioni, insomma, ci mancherebbe altro. Ne fa parte. L'altro aspetto che ho trovato veramente incredibile è che, Bruno, e su questo io spero che l'onorevole Toninelli risponda, al di là di questo moralismo un tanto al chilo che voi avete esercitato in questi anni, c'è un problema che riguarda un'ipocrisia politica di fondo e che non è nemmeno riconducibile ai rimborsi o altro.
Cioè qui c'è una campagna elettorale con dei candidati che verranno sicuramente eletti, che incideranno sia sull'elezione dei presidenti delle Camere, perché prima non si può nemmeno presentare la richiesta di dimissioni qualora questi le presentassero, sia il loro lavoro all'interno per la formazione del governo. Cioè, siccome sappiamo tutti che i voti sono sul filo, 1, 2, 3, 5, 10 parlamentari potrebbero cambiare verso, diciamo così, alla legislatura. E allora questo è il punto. C'è un'ipocrisia di fondo legata alla vostra struttura che è rimasta sempre piuttosto, diciamo così, oscura. E l'altra ipocrisia legata a questo fatto. Cioè i vostri sono candidati e quindi di conseguenza i vostri candidati verranno eletti. Bene, questo è chiaro. Torinelli? Allora, innanzitutto io non accetto il fatto che venga abbinata la parola oscura alla nostra struttura. Una struttura politica è oscura quando fa calare dall'alto le decisioni sulle persone da mettere nella lista e da far andare in Parlamento. L'unica forza politica, l'unica forza politica che ha fatto le parlamentarie, dicasi primarie, è il Movimento 5 Stelle. Il mio nome lo vede come capolista. Io sono stato scelto da centinaia di iscritti al Movimento 5 Stelle, come tutti gli altri candidati. Questa è trasparenza, non è oscurità. Sulle parlamentari abbiamo avuto qualche intanto problema. Intanto l'abbiamo fatto. Io non ho visto sinceramente quello che è accaduto. Ho sentito che ci sono state delle cose piuttosto delle litigiose o delle urla addirittura nelle segreterie di partito per riuscire a fare la quadra nelle nomine. Certo. Da parte di due o tre persone. A me non piace da cittadino italiano pensare che chi entra in Parlamento risponde al capo che l'ha messo lì capolista e io rispondo ai cittadini iscritti, quello gli risponde al capo. Per me questa non è democrazia. I candidati, ma io accetto anche le critiche che mi dicono, è vero, ci mancherebbe altro che il Parlamento debba votare una richiesta di dimissione, ma noi perché la vediamo come una procedura molto complicata e lunga? Perché la storia parlamentare, se il Movimento 5 Stelle avesse la maggioranza, lasciamo stare che aboliamo i vitalizi e dimezziamo gli stipendi, abbiamo risolto un sacco di problemi, ma le votazioni per le espulsioni dal Parlamento, come l'abbiamo fatta con Silvio Berlusconi perché era condannato per frode fiscale, grazie al voto palese che abbiamo fatto fare nella giunta per l'elezione al Senato, se no buonanotte, votavano voto segreto e lo salvavano un'altra volta, noi le acceleriamo ed è una decisione politica quella di cacciare dal Parlamento impresentabile e noi quelle le cacciamo in pochi mesi. Allora, Sorgi? Ma mi colpisce del ragionamento di Toninelli questo, perché l'ho seguito fin dall'inizio. Dice, ma voi ve la prendete con noi, ma insomma, prima che noi diventiamo come il PD o come il centrodestra, hai voglia, cioè perché quelli hanno un sacco di casi di corruzione, perché quegli altri hanno il loro leader che è fuori dal Parlamento ed è incandidabile. Però attenzione Toninelli, voi siete nati per essere un'altra cosa. Cioè tutti noi abbiamo davanti agli occhi l'esordio della scorsa legislatura, onestà. Cioè voi siete nati con quella ragione sociale lì. Cioè mi rendo conto che il tasso percentuale di problemi che avete avuto, il massone, il corrotto, l'inquisito, quello che faceva il bonifico e poi lo ritirava, è un tasso ancora molto basso, che non, sull'ordine dell'unità. Però insomma è allarmante che la vostra difesa sia quindi dire, beh, prima che arriviamo a diventare come Forza Italia, come il PD ce ne vuole. Ma non eravate nati per diventare come Forza Italia e il PD? Allora, sentiamo Vinto Migliore e poi la replica a tutti. Sì, grazie. Per me il fatto di aver approfittato subito di alcuni meccanismi è il dato elementare di fatto che va considerato. Peraltro, siccome io vorrei che fosse precisa la definizione, l'ha detto Toninelli, io ho ricevuto i voti dagli iscritti del Movimento 5 Stelle, quindi non sono primarie, noi le facciamo le primarie aperte a tutti, anche a chi non è iscritto al Partito Democratico, quando dobbiamo scegliere le cariche di sindaco, quando il Presidente di Regione, e di questo ne siamo ovviamente fieri. Contemporaneamente i risultati delle parlamentari sono arrivati, nonostante dovessero essere un voto online, dopo parecchie settimane, cioè ci sono stati dei buchi di informazione che dipendono probabilmente dal fatto che anche lì c'erano problemi. Ci sono stati interi gruppi di candidati che sono stati estromessi. Li ha decisi Di Maio, li ha decisi Casaleggio, li ha decisi quelli che
controllano materialmente una organizzazione politica che peraltro impone anche di firmare delle clausole capestro persino agli amministratori. Il sindaco di Roma ha firmato un contratto dove dice che se non si allinea alla Casaleggio Associati paga 150.000 euro. Questa non è democrazia, Toninelli. Quello che voglio dire con grande, diciamo, intensità è che siccome penso che ciascuno di noi debba contribuire per le sue idee, non per il suo sistema contrapposto a un altro, per le sue idee alla crescita del Paese, noi dobbiamo rispettare tutte le regole democratiche. Voi non avete neanche voluto sottostare all'obbligo di fare uno statuto e di rendere trasparente il vostro partito, perché il vostro partito è legato a doppio filo ad una associazione che è un'azienda privata che si chiama Casaleggio Associati, che controlla anche il blog dal quale fate le consultazioni. Questo è il problema principale. Noi dobbiamo contribuire insieme, ciascuno con le proprie posizioni, a far crescere il Paese. Ed è questa la differenza che esiste tra noi e voi. Allora, noi non vogliamo demonizzare il nostro avversario. Voi sì. Sì, io capisco che anche a casa si faccia fatica a ascoltare questo tentativo di arrampicarsi sugli specchi. Allora, dottor Sorgi, vecchi partiti... La qualità di un partito, la moralità di un partito, l'onorabilità di un partito si vede da quando e da come reagisce in momenti di criticità. Noi non abbiamo mai detto di essere perfetti, però ci siamo dati delle regole, le regole dei due mandati, i no condannati in Parlamento, il fatto che devi dimezzarti lo stipendio. Questo ci ha reso e ci ha mantenuto uguali a quell'onestà che diceva lei pochi istanti fa. E ne vado orgoglioso, perché nel codice etico che anch'io ho sottoscritto e di cui vado molto fiero, tutti i portavoce prima di candidarsi lo sottoscrivono, c'è scritto che tu puoi essere cacciato non se c'è una sentenza passata in giudicato dopo 20 anni dalla commissione del fatto, ma se ti sei comportato male, se fai il furbetto. Quella moralità che è inserita nell'articolo 54 della Costituzione. E noi utilizziamo gli strumenti che ci sono. Poi quando avremo la maggioranza, quel vincolo di mandato che ha permesso a Migliore e altri più di 400 parlamentari di essere eletti con un partito e di cambiare casacca per affari propri e ingrassarsi di denari con i nuovi gruppi parlamentari, non esisterà più. Perché noi quello lo cancelliamo, io ho fatto le proposte, ho visto i tavoli sciogliersi quando ho proposto via i soldi ai cambi casacca. Io ho fatto una proposta a Forza Italia, PD e Lega, dicendo chi cambia casacca non va a ingrassare le casse del nuovo gruppo che crea o in cui entra. Sa che il tavolo di lavoro si è sciolto e non hanno più voluto. Noi stiamo reagendo con gli strumenti che abbiamo a causa di leggi fatte da altri che sono completamente sbagliate. Detto allora, questo, noi, il Partito Democratico, Migliore, ha parlato di primarie, di sindaci, di regioni. In Sicilia le primarie le avete fatte, ma avete violato... No, mi lasci dire, voi in Sicilia difendevate gli abusivi. Voi difendevate gli abusivi, bravi, complimenti. Io la pregherei. Io non la sto interrompendo, la prego di essere... Adesso vi interrompo io, però, perché dobbiamo passare... In Sicilia non solo non avete fatto le primarie, ma avete violato lo statuto, perché il presidente uscente da statuto era il primo dei candidati. Non le allora, state facendo, perché c'è un padre padrone che si è fatto un partito personale. 13 giorni fa, il 31 dicembre, Toninelli, Movimento 5 Stelle, non mi pare che si sia espresso su queste cose, che il suo parere qual è? Anche ma io mi collego soprattutto sulla parte finale, sulla fuga di cervelli. Io sono molto molto preoccupato, perché se nel 2015 circa 150.000 italiani, moltissimi laureati, se ne sono andati, io non vedo veramente futuro per questo paese. Questo fenomeno paese. Sembra essersi arrestato, c'è anche qualche ritorno. Il fenomeno immigrazione è un problema, ma è un problema anche il fatto che tanti italiani se ne vadano, va affrontato seriamente, basta con l'immigrazione come un business per le cooperative che finanziano i partiti e diamo un futuro ai nostri giovani, ad esempio con la staffetta generazionale di affiancamento con chi è alla fase finale dell'età lavorativa. Migliore? Io sono convinto che Sanremo, come sempre accade, è un po' lo specchio dell'Italia. In questo caso è lo specchio di un'Italia che si rivolge alla cultura piuttosto che ai discorsi d'odio, a queste rinascenti forme di xenofobia, di fascismo. Per me l'idea che si possa contestare un testo di Bernard-Marie Coltès, che è uno dei capolavori del teatro mondiale, perché semplicemente racconta il dolore dell'estraneità, la dice lunga su che cosa è dentro la pancia di coloro i quali ritengono che sulla paura si debba alimentare un consenso elettorale. Problema, io penso scusi, che la cultura se c'è un'estraneità, è quella che sconfigge, se anche gli italiani avvertono che... una estraneità, il problema forse sì, è questo, sì, questo ma conflitto sono... che si propone. Però Verderami, è con la cultura che si affronta, con la non crescita dubbio, culturale, ma... con la comprensione c'è anche dell'altro, perché se l'altro non ha un volto,
e ha solo un colore diventa un nemico, mentre invece chi è colpevole deve essere condannato, ma l'altra persona non può essere giudicata né in base al colore della pelle, né in base al suo credo religioso, né in base per esempio alla sua lingua, visto che c'è addirittura un partito politico che ha chiesto la rimozione di un direttore di museo perché voleva far entrare più gente in quel museo che già è una grande risorsa culturale del nostro paese. Noi siamo perché ci sia più cultura in questo paese, che ci sia più teatro che racconta le storie della vita, piuttosto che più racconta. Allora, dedichiamo gli ultimi minuti ad un confronto, non tanto dei programmi, ma di quanto costano i programmi, che poi è il tema centrale di questa campagna elettorale. Cioè, tutti i partiti fanno le promesse, però poi i conti alla fine non tornano, perché dice con quali soldi copriamo queste promesse. Andiamo momento a vedere i costi, secondo il Partito Democratico. Le iniziative del Partito Democratico costerebbero 35 miliardi. Il professor Perotti, un economista, su Repubblica invece parla di 56,4 miliardi e poi c'è stata una replica del professor Nannicini che dice che Perotti si sbaglia, che i conti sono quelli. Qual è il programma? Il Partito Democratico ha proposto un programma molto molto ampio, ma insomma le cose più significative dal punto di vista dei costi sono il sostegno alle famiglie con figli 9 miliardi, il reddito di inclusione 2 miliardi e 750 e poi minori entrate, la riduzione del nucleo contributivo per 12 miliardi, la spesa più forte, e la riduzione delle aliquote IRES, cioè le tasse sulle imprese, 2,8 miliardi. E invece il Movimento 5 Stelle. Anche il Movimento 5 Stelle però ti ha fatto le pulci. Secondo il Movimento 5 Stelle i costi sarebbero di 78 miliardi e mezzo, secondo Perotti di 108 miliardi. Andiamo a vedere le spese principali. Sono il reddito di cittadinanza 15 miliardi, il superamento della legge Fornero 11 miliardi, gli aiuti alle famiglie 14 miliardi e mezzo. Ma poi la riforma dell'IRPEF costerebbe 4 miliardi e la riduzione del cuneo fiscale dell'IRAP 12 miliardi. Allora, se andaste al governo, da dove comincereste? Perché tutti questi soldi subito almeno non ci stanno. Quindi la priorità, fosse per lei, domani, il Presidente del Consiglio, la prima cosa che fa, qual è? Ma io personalmente la priorità sarebbe l'apertura di una banca pubblica di investimento come c'è in Germania, come c'è in Francia, perché oggi purtroppo nonostante il quantitative easing le banche non hanno dato credito all'economia reale delle imprese, non hanno permesso a tante famiglie di poter comprare la prima casa con un mutuo accessibile a tassi di interesse accessibili. Creare una banca di investimento pubblica e contemporaneamente dividere le banche commerciali dalle banche di investimento, potrebbe anche farlo, diamo un capitale iniziale di 10 miliardi, significa rimettere nel circuito dell'economia reale delle piccole e medie imprese. Chi ci segue da casa deve sapere che il 98% circa del tessuto produttivo italiano è fatto di imprese familiari, piccole e medie imprese. È fondamentale. Quando abbiamo i nostri governanti che vanno ai tavoli europei, approvano il CETA, i trattati internazionali, i trattati bilaterali che avvantaggiano le grosse industrie, le grosse multinazionali, che in Italia non ne abbiamo tantissime. Io penso che quello sia fondamentale. Subito dopo altra misura economica shock. Lei sa, ci conosce da tanto tempo, il reddito di cittadinanza, una misura di reinserimento lavorativo, ma è una vera e propria misura economica che ci costerebbe, è vero, 14 miliardi e 9 come avete scritto, ma solo il primo anno. Il secondo anno si ridurrebbe quasi a zero. Sa perché? Lei dato però che una famiglia, perché, un disoccupato con due figli che prende 1960 euro, io le dico, ma poi sono veramente con i controlli che ci sono in Italia, che non riusciamo a fare i giri fiscali. No, io so che lei è diffidente, ma oggi... No, diffidente, dico che poi ci dovrebbero andare i carabinieri a portarlo quello a lavorare. Se lei mantiene le agenzie di collocamento che ci sono oggi, ma lei sa che in Germania ci sono 118.000 dipendenti delle agenzie di collocamento, quindi che devono aiutare l'italiano, il cittadino a trovare lavoro, in Italia ce ne sono 8.000. E tra l'altro 8.000 sono gli uffici di collocamento utilizzati per collocare dei disoccupati, che sono dei precari. Noi investiamo 2 miliardi e 100 milioni nelle agenzie di collocamento che si interfacciano con le banche dati pubbliche e dell'Agenzia delle Entrate. Nessuno fa il furbo, chi lo fa? Abbiamo inserito anche un bel reato per chi cerca di beneficiare del reddito. È una misura economica quella, è fondamentale, allora, inserirla. La priorità assoluta qual è la vostra? La nostra priorità assoluta è innanzitutto quella di diminuire le disuguaglianze, e a questo punto il nostro provvedimento, che prevede l'introduzione di una misura universale, è molto semplice, non stiamo a parlare di miliardi qua, miliardi là, sono 240 euro a figlio fino a 18 anni che riguardano tutti, sia
Quindi 3.000 euro a figlio all'anno. Assolutamente, perché rappresentano innanzitutto per coloro i quali non ce l'avevano, cioè gli incapienti, quelli sotto gli 8.000 euro, per i lavoratori autonomi che non avevano gli assegni familiari e quindi stabiliscono con una progressività fino a 100.000 euro quella che, secondo alcuni studi che sono stati anche realizzati, la misura di maggiore redistribuzione per quanto riguarda la ricchezza dopo gli 80 euro. Noi peraltro abbiamo fatto già i compiti a casa perché abbiamo dimostrato che possiamo coprire queste cifre, perché gli 80 euro che credo il Movimento 5 Stelle voglia abolire, cioè vuole togliere 1.000 euro dalle tasche degli italiani a 10 milioni di persone che sono state, quindi siete d'accordo sugli 80 euro? Mi sta dando, diciamo, una notizia, perché sapevo che era una delle voci che voi volevate utilizzare come copertura delle vostre misure. Io penso che debba essere estesa ai lavoratori autonomi, in modo tale che possa essere, lo abbiamo già esteso ai lavoratori del comparto sicurezza, in modo tale che possa essere fatto un lavoro di redistribuzione in questo Paese. Noi abbiamo fatto quello che serviva innanzitutto in Europa per avere più margini. Abbiamo avuto oltre 20 miliardi per la flessibilità sui conti pubblici dovuti alla capacità di realizzare riforme. Quello che noi stiamo dicendo non è una promessa, diciamo così, con incerte coperture, è la continuazione di un lavoro che abbiamo già portato avanti con dei risultati importanti che hanno conseguito per il nostro Paese una crescita che 5 anni fa era negativa almeno 2% e oggi è all'1,6%. È una disoccupazione che è diminuita, con 1 milione di lavoratori in più. Questo è quello che noi abbiamo fatto. Ed è allora, questo quello stasera che sono stati pubblicati i nomi dei primi 5 esponenti del Movimento 5 Stelle che dovrebbero entro domani pagare, ma che sono fuori il Movimento, per di capire. Cioè Coni, Martelli, Buccarella, Della Valle e Cozzolino. Questi qua mi pare di capire che già stanno fuori, perché a ciascuno di questi è stato chiesto di provvedere immediatamente. Domani pubblicheremo ulteriori dati, questo lo dice il blog. Presidente Controlli, per mettere fuori alla porta tutti quelli che non hanno donato, tutto quelli che avrebbero dovuto. Ma se questi sono candidati? A quanti nomi? Vabbè, ma sono candidati, sono eletti, vanno in Parlamento. Verificheremo. Io volevo però collegarmi su un fatto molto più importante. Allora io, 30 secondi, in 30 secondi, le politiche dei bonus del Partito Democratico e dei partiti di Volta Gabbana come NCD Area Popolare sono solo, non hanno aiutato gli italiani. Andassero nei mercati e nelle piazze a chiedere agli italiani se 80 euro li hanno. Ecco, mi scusi, voi però con la reddito di cittadinanza togliereste gli 80 euro. Gli 80 euro noi li integriamo come copertura sulla nuova parametrazione delle aliquote IRPEF che si abbassano. Prego. Noi non vogliamo dare un bonus a uno e non dare nulla ad altro, ma vogliamo avvantaggiare tutti. E chi conosce il nostro programma sa che andiamo ad aiutare tutti, non nella maniera della flat tax, dove aiuti i ricchi perché pagano la stessa percentuale, sia che guadagni 1 miliardo di euro, sia che guadagni 10 euro al mese, perché quella, dal mio punto di vista, che ho studiato la Costituzione, ma chi oggi prende 1.000 euro all'anno con gli 80, 950 euro all'anno con gli 80 euro, continua a prenderli o no? Prenderà di più degli 80 euro perché noi alziamo la no tax area fino a 10.000 euro e abbassiamo proporzionalmente tutte le quote delle fasce IRPEF di tasse. Non li togliete. Quindi per tutti noi. Allora, io vi ringrazio, passiamo.